Buonasera a tutti, grazie intanto a Davide Ferrari per avermi invitato e grazie a voi per essere qui. Guardate, probabilmente io stasera potrei restare in silenzio, ascoltarvi e prendere appunti, perché sono momenti in cui comunque chi come me fa politica, come i parlamentari qui presenti, io sono capogruppo in consiglio comunale, questi sono momenti che servono per formarci, perché io sono d'accordo con molte delle cose dette e mi sembra che ci sia un po' un filo conduttore. A me ha colpito molto l'intervento del professor Mazzone e ne farò tesoro, anche perché è una delle cose di cui sono convinto. Io ho 36 anni, quindi non c'ero ai tempi del Partito Comunista, delle grandi assemblee, delle grandi riflessioni, ma quello che avverto è la mancanza di luoghi di discussione politica, di luoghi di formazione, di luoghi di formazione di un pensiero politico. A me è piaciuta molto l'espressione che ha usato Davide nel suo intervento iniziale, collettivo ragionante. A me pare che questo partito oggi non lo sia. Cioè, un collettivo ragionante non è solo, come dire, un partito, una comunità che si interroga sulle ragioni dell'astensione, su cui poi dirò qualcosa rispetto alla nostra città, ma è anche un partito capace di sviluppare una riflessione politica e di creare e di costruire un pensiero politico. A me sembra che questo oggi manchi. Mi sembra che il Partito Democratico sia invece molto bravo a interpretare la volubilità della nostra società e anche la volubilità poi dell'elettorato. Io da capogruppo in comune sono molto attento alle questioni della nostra città e, come dice Donata, qualche numero mi ha fatto pensare un po' al 1999. Nel giro di 6 mesi il Partito Democratico in città è passato da oltre 102.000 voti, con una percentuale del quasi il 55%, a 46.000 voti, con una percentuale di poco inferiore al 43%, in soli 6 mesi. Questo cosa ci dice? Questo ci dice che noi viviamo in una società in cui la capacità di un partito politico di essere comunità rappresentante, perché io a comunità e collettivo ragionante vorrei aggiungere il concetto di collettivo rappresentante, degli interessi e delle trasformazioni sociali in atto. Oggi il Partito Democratico, rispetto a questa grande sfida, è chiaramente inadeguato, a prescindere dall'essere renziani, cuperliani o civattiani. C'è una mancanza di funzione politica e c'è una mancanza di funzione sociale. A me è venuta in mente, infatti poi me la sono andata a riguardare, una commedia di Carlo Goldoni, La donna volubile, quando Goldoni dice: una donna volubile che nel giro di poche ore cambiasi più e più volte. Ecco, la società italiana e la città di Bologna, l'Emilia Romagna, non fanno eccezione, perché il concetto di diversità, ce lo possiamo dire, io me ne sono vergognato, è un po' naufragato nel corso di questi ultimi mesi attorno a dei comportamenti che noi tutti respingiamo. E la volubilità, Goldoni però cosa ci dice? Ci dice che la ragione suggerisce agli animi la costanza. La costanza politica noi ce la possiamo permettere solo se siamo capaci di sviluppare un pensiero che rimane tale, che caratterizza un partito e che ne contraddistingue la sua azione. Io, rispetto anche a quanto avvenuto a Roma, Mafia Capitale, dico solo una cosa: se io devo immaginare il futuro del mio partito, immagino innanzitutto un futuro in cui un partito, come ha detto molto bene Donata, è capace di discutere, è capace di riflettere, in cui, come dire, anche alcuni passaggi fondamentali, non solo per il futuro del PD, ma per il futuro del Paese e delle sue istituzioni, possano avvenire dopo delle discussioni molto approfondite, dove ciascuno, anche dei nostri eletti e dei nostri parlamentari, possa portare il proprio contributo, ma un partito anche in cui, e mi avvio a concludere, la classe dirigente ritorna a svolgere la funzione per cui è deputata. Cioè, la classe dirigente dirige, la classe dirigente di un partito si assume le sue responsabilità. La mia ambizione, il mio sogno, io che vengo da una terra in cui, come dire, la commistione tra potere economico, potere politico e malaffare è cosa di tutti i giorni, la mia ambizione è quella di stare in un partito in cui la classe dirigente arriva prima dei giudici e dei magistrati, in cui la classe dirigente è capace anche di controllare il lavoro e la funzione dei propri eletti, in cui la classe dirigente sceglie le persone migliori da mandare nelle istituzioni. Tutto questo può accadere solo se noi sfuggiamo dal concetto che qui è stato ben ripetuto anche dal professor Cella di partito liquido. Perché guardate,
Io non ci sto, come dire, a farmi rappresentare come una persona ancorata a una nostalgia del passato, non mi sento un reduce, vivo bene nella modernità, mi piace la modernità, ma penso che però ci sia bisogno di alcuni concetti fondamentali che altrimenti ci porteranno, come dire, a vedere sempre più largo il solco che divide oggi i partiti e le istituzioni dai cittadini e dalle persone che guardano, hanno guardato al Partito Democratico con la speranza di un partito capace di essere l'ultima speranza di questo paese. Io credo che si sia arrivati a un bivio molto importante e delicato, non avremo una seconda occasione. Il 37,7% di affluenza in una regione come l'Emilia Romagna ci dice una sola cosa, a questo io sono molto d'accordo con Cacchioli, c'è un fallimento. C'è un fallimento di tutti, cioè anche io che sono capogruppo in consiglio comunale alla colonia del PD, ma assumo la mia quota di responsabilità, mi metto in gioco, penso che sia il momento, come dire, in cui ciascuno di noi debba fare un passo in avanti per irrobustire questo partito, per ricostruirlo, per creare un pensiero e per far sì, come dire, che anche momenti come questi in cui magari ci si sente utili e parte di un progetto e di un ragionamento più ampio non siano più solo, come dire, dei momenti lasciati alla buona volontà, alle capacità di una persona come Davide Ferrari e delle persone che con lui collaborano, ma siano, come dire, espressione, siano la cifra dell'azione e della vita che un partito sa mettere in campo. E lo dico e concludo, anche evitando alcune forme, come dire, di ipocrisia in cui ormai non crede più nessuno. Il grande coinvolgimento e la grande forza che noi vogliamo dare ai nostri territori, la partecipazione dal basso. Se noi non sostanziamo gli slogan, un giorno, che è là da venire, ci gireremo intorno e non troveremo più nessuno. Perché ormai anche i nostri iscritti, che non si sono recati a votare alle primarie per la scelta del candidato alla presidenza, nella nostra federazione Bologna e provincia, tolto il circondario Molese, hanno votato 13.000 persone a fronte di circa 20.000 iscritti, anche da noi ormai si sente la necessità, come dire, di una credibilità forte e ritrovata della classe dirigente. Questo è un ragionamento da cui non ci possiamo sottrarre, le responsabilità sono tante, vengono da lontano, ma io penso che questa sia la sfida a cui ciascuno di noi è chiamato a partecipare, non astenendosi ma mettendosi in gioco. E serate come questa possono essere utili soprattutto per chi come me non ha avuto la fortuna di crescere in un partito in cui la discussione politica era tale da poter arricchire anche il proprio bagaglio di conoscenze, di vita politica e istituzionale, e io spero che momenti di confronto in cui si siedono attorno a un tavolo persone che fanno politica, persone che insegnano all'università, persone che fanno cultura e semplici cittadini, possa ritornare a essere anche uno strumento di crescita collettiva e ti assicuro che ne abbiamo bisogno. Grazie.